Il direttore dell'area YouTube Valley, ma come si chiama questa cosa? YouTube Valley? Alleanza YouTube? Ma che ne so io qua? Quindi siamo arrivati! Arrivederci Sicilia, il format del programma! No, questo sono io da solo. Sei tu da solo? Me ne devo andare. Era cominciata una cosa bella. Ma sei 3 ore che fai? No, sono 5 minuti. Vi stava piacendo? Lo state dicendo per scherzo, chiaramente. Raga, ho sentito un sacco di no. L'hanno fatto apposta, hanno detto pure Forza Juve. Se dici Forza Juve. Ok ragazzi, allora sinceramente, vi sta piacendo Mario? Sì. Cioè, però non ho mai sentito la vocale promossa in un posto. Siete degli strozzi. Poi grazie mille. È vicino che poi da un altro. Sei un drogato! Me l'hanno detto oggi. Forza Mario! Grazie. Grazie Umberto, grazie mille. Due merda sempre. Cosa volevi fare ora? Allora, ti leggo. Intanto volevo scusarmi. Perdonato! Aspetta un attimo, di cosa si scusa sto Cristiano? No, a me piace che qualsiasi cosa, c'è molto la cosa, soprattutto fra fidanzati, posso dire una cosa, ma mi perdoni già all'inizio, che è una merdosissima richiesta, però c'è chi dice, certo, quindi è appena successo. Ti va troppo bene così, capito? Cioè, perdonato, di cosa ti vuoi scusare? Penso un po' me lo merito. Vabbè, sicuramente. Come sempre perdonato. Sicuramente, te ne si abbonano tutte ormai. Sì. Ok. Qualcuno vuole negarlo. Vorrei il perdono su questa cosa qua. Ho il volo alle 4:30. No. Abbiamo il volo alle 4:30. Perciò, per quanto sia buono il fatto che Mario si tolga dalle palle della Sicilia... Ah no? Sì. Sì, poi... Sì, poi... Sì. Noi ce l'andremo. Devo restare fino alle 8 anche oggi, che era anche il giorno... sì. Ah? Non si chiude poi dopo che finisce Caverna? Dopo che finisce Caverna ci sarebbero stati i saluti, però non ci saranno... Quindi mi sa sì, che chiudiamo... Ma stai facendo schettino? Schettino? Sta parlando la nave. Attenzione. Ragazzi, in mia difesa posso dire che non ne posso più. Mi spiego meglio perché può sembrare un insulto. Questi posti tolgono, non parlo delle Tragomics perché viva. Ma ha per me un certo peso tornare a dove me ne sono andato, perché lo faccio con grande speranza di vedere differenze, ed è proprio raro che accada, indipendentemente dai giorni che impiego per stare qua. Lo faccio letteralmente per due motivi: il primo è che mi pagano, e il secondo che serve, comunque io vengo qua, serve, mi vestiti, mangio, sono soldi. Il secondo è che comunque sia nella grande frase del non ringrazio di essere venuto da qua, no, c'è un fondo di verità, ovvero il fatto che un po' c'è il coglione lo stupido, perché i coglioni stupidi lo siete anche voi, lo siamo veramente tutti quanti. Non vorrei mai sembrare la persona che vuol dare l'esempio che sta in alto, se non solo a livello vostro di stasera la fa Marco, la posso fare anch'io. Per me, a me preme moltissimo vedervi e sapere che può riaccadere quello che è accaduto a me, che è solo stato una botta di culo, ragazzi. Momento giusto, azione giusta, ed è per quanto sia ingiusto che, indipendentemente dall'impegno che mette una persona, deve essere un fattore come la fortuna a mandarla avanti. Se io posso essere anche un piccolo spiraglio di ispirazione e di aiuto in questo processo,
Io in Sicilia ci ritorno, per voi. Grazie. E continuerei a farlo. Difficile, particolare per me, perché per quanto me la possa tirare riguardo la direzione artistica, eccetera, sono fiero di questi titoli che mi arrivano, un po' me li aspettavo, la gente mi fa, ma ti aspettavi? Sì, fin dall'inizio, sapevo, faccio video fighi, per il cazzo sono diventato quello che sono diventato, certo, però grava tanto su di me questa responsabilità qua, anche perché mi attacco molto a commenti quale, prima la insulti e poi ci torni, perché sono veri. Stanno parlando della verità, di fatto insulto quello che compro e insulto anche il piatto dove mangio, è così. Ed è perché secondo la mia modestissima opinione poteva essere cucinato meglio. Da tanto tempo la Sicilia, il sud in generale, può farsi valere e in un determinato momento decide no, non ancora. Anche mio padre, cioè, sono stato, la mia famiglia sono sempre stato abituato a dai, vediamo domani, e questa roba qua non è brutta solamente perché no, lo voglio oggi, è brutta perché poi si insinua dentro di voi e iniziate anche voi a dire no, guarda questa cosa qua, no. E quindi perdiamo un po' quel sogno che ci fa fare cose pazzarelle. La gente mi reputa coraggioso in continuazione, mi dice che coraggio, ti stimo perché dici quello che vuoi, ragazzi, ti devi fare il sangue, tanto, 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 tanto. Io sono arrivato qui tramite tante delusioni e quello che sto dicendo io è che non c'è bisogno di queste, non viviamo pensando che i cazzi nel culo siano quelli che servono per capire come toglierceli, no. Non deve per forza necessariamente essere la sofferenza con l'unico carburante, se no dovremmo sempre ritornare in uno stato di tristezza per averne uno felice, no, non è un giusto baratto, soprattutto quando hitti la mia età e capisci, ma io non posso continuare ad arrabbiarmi solamente per rendere i momenti di tranquillità felici solo in comparison, non voglio confrontare, quindi dire, ah certo, e questo momento qua me lo devo godere solamente perché tutti gli altri li odio, no, bisogna spaccarsi perché è l'ultima scelta, è l'ultima spiaggia, io facevo quello, niente, che coraggio c'è nel battere un tumore, la gente viene chiamata come, che coraggioso, o andavi a morire, o andavi là o morivi, c'è tanta codardia nel morire, non c'è nessun coraggio nel sopravvivere, lo devi fare perché è l'unica cosa che ti rimane, lo fai. Sei un coglione se non lo fai, non sei bravo se lo fai, era l'unica cosa che potevi fare. Perciò vi prego di viverla un po' come cerco di viverla io in questi contesti qua, non additate come bravi o coraggiosi persone che avevano solamente quella scelta, ma additate come bravi e coraggiosi le persone che continuano a farla pure dopo 100 anni. E se vi piace una cosa, chi cazzo deve dirvi niente? Vi piace già a voi, punto, avete bisogno di conferme? Mi piace questa cosa, piace anche a te Mario? Sì, no, è importante che a lui piaccia, no, l'importante è che lo scopri tu, ed è rarissimo, che scopri una cosa che ti piace oggi è rarissimo, sì. Cos'altro serve di più? Niente, tutto quello che è la richiesta, che diamo, la domanda che facciamo al mondo, ma può piacervi questa cosa qua, oltre che aberrante, è una roba... diventi uno zombie, posso amare questa cosa qua, non esiste, ma quando lo chiedi effettivamente, ma posso amare questa cosa qua, e il mondo gli dice di sì, tu stai solamente chiedendo un permesso, non ti servono più conferme dopo quello che piace a te, quindi spaccatevi il culo ragazzi, non perché è giusto, ma perché ho quello, ho a casa, e io a casa volevo spararmi in bocca ogni secondo, volevo sparare in bocca a mia madre ogni secondo, a mio padre. Non dobbiamo vivere così, non dobbiamo far sì che il veleno ci faccia diventare merda, non dobbiamo, se no è finita ragazzi, peggio, non inizierà mai, se facciamo così non inizierà mai, perciò io mi fido di tutti voi, anche del più cringione che si avvicina qua, a volte ho i fan scancariati, arrivano qua, ciao, li amo tutti perché lo sono stato anch'io.
chi sono per giudicare qualcosa che ero anch'io. Semmai dico, ha tanta strada da fare, si divertirà, perché sto culo solo dovrà spaccare tanto. Però non è che può, non è che ha la scelta coraggiosa, ha l'unica, lo deve fare, è proprio un dovere. Se vuoi stare bene, oppure muori. Oppure muori. Se avete qualche domanda, venite qua. Sì, sì, grazie Manuela. Possiamo fare un applauso a Manuela e Filippo, che ci fanno del culo da 5 giorni. Va bene, è vero. Siamo stati veramente tutti l'anima di questa festa qua, che dura da 5 giorni. Comunque, sono passati velocemente, e sono stati veramente un flash particolare. Non mi accadeva neanche da cliente delle fiere, da ospite. Se avete domande intime, niente acqua verde o cazzate vostre, qua c'è il microfono, vieni, puoi salzare. Aspettiamo un grande silenzio. Mezzo applauso. Prendi il micro. Mi rimangio quello che ho detto prima, ragazzi. Non mi fido di voi, morirete tutti quanti. Un pozzo di tristezza e magma. Addio. Questo è il mio esame? Questa è la tua domanda? No. No, vedi che Marco si incazza, è una bestia. Non è che mi incazzo, mi infastidisco un po' e faccio l'acidello, non è che mi incazzo. Va bene, passo con la domanda seria allora. Stessa cosa. Allora, prima hai fatto il discorso e dovremmo farci un culo assurdo. Bisogna. Mi capita di sentire spesso che la nostra generazione ha qualche deficit rispetto a quelle precedenti. Tu che ne pensi? È esattamente il contrario. Dici? Certo, siete avanti a tutto quello che c'è dietro, non solo cronologicamente ma di testa. Avete più risorse, avete più modi, e chi ha più risorse e più modi ha quindi più soluzioni. Prima c'erano 2-3, oggi ce ne sono 14, siete meglio, ma lo vedo come parlate, come mi muovete, sì. È terrificante quando è palese che si è meglio di quelli di prima, il fatto che nessuno te lo venga a dire. Devo venirlo a dire io, che posso benissimo essere reso come un vabbè, lui è famoso, lo può permettere, lo dice, tanto ci fa bella figura comunque. Non biasimerei tutti quelli che in caso non mi credessero. Però è così, siete meglio, bisogna un attimo promuoverlo questo meglio. Sarebbe bello avere una manina che ti dica ce la puoi fare. Ma come ho detto prima, se non c'è, allora tutto quello di cui avete bisogno è il fatto che lo sapete voi. Ma è una percezione, veramente, io lo sento, anche quando ero piccolo, ci si vedeva fra amici e ci si diceva, ma quanto siamo meglio di tutti gli altri? Ma, cioè parliamo, finisci il discorso che arriviamo alla conclusione, una conclusione che fa andare avanti la festa, ci serve qualcosa ogni giorno, non andiamo avanti a inerzie. E io la vedo tantissimo in voi, non esiste un giorno dove non si impara qualcosa, se no siamo morti, se no non siamo meglio di quello di prima. Perciò certo, no, la generazione di oggi, per quanto faccia cose stupide, arriva subito dopo la frase, ah perché quello di prima, minchia, io da piccolo sono un grande, già a 10 anni creavo i razzi. No, prendiamoci in giro. C'è un sacco di invidia quando diventi grandicello e... Tu questa invidia la provi? Ma sì, dal punto di vista che quando ero piccolo io erano tutti brutti. Eravamo tutti brutti. Il più bello e la più bella di tempo fa era il processo di oggi. I media, cioè abbiamo sempre uno specchio davanti a noi che tutti vedono da diversi punti. La gente si cura un sacco di più, si impegna a fare la faccia giusta, c'è molto, ognuno di noi si allena davanti allo specchio, facciamo le facce, vogliamo sembrare Joker o tutte le cose che vediamo nei media. C'è un'attenzione adesso meticolosa nel come apparire e siamo tutti bellissimi, siamo molto più belli di prima. Perciò certo che ce l'ho. Però non me ne faccio un peso, anzi mi diverto, non posso non dire divertitevi, cazzo. Io lo farei. Guarda, io devo ringraziarti personalmente perché grazie a te sono diventato un ragazzo estroverso e che si vergogna raramente di quello che è.
Grazie anche comunque, non ti conosco, quindi non posso dire effettivamente tu parli così anche in real life, magari senza peli sulla lingua, questa tua sicurezza che dimostri nei video, nelle live, sinceramente mi ha aiutato tanto, perché dico, se puoi farcela tu a mostrare quello che sei e piacerti al massimo, posso farcela anche. In più, sì, è veramente un merito più tuo, perché io mostro la via, dico quella, e se funziona si stanno tutti spaccando il culo. Io a dire fate questa cosa ci metto 2 secondi, ma a farla ci vuole una vita, quindi complimenti. A me queste cose non mi viene da piangere. Te lascio per ancora una seconda. Per ricollegarmi al discorso fatto prima, io voglio sapere anche cosa ti passa per la testa quando, con quei discorsi che è stato fatto per la Sicilia, comunque può spaccare i culi, eccetera. Cioè, cosa ti passa per la testa quando ti vengono a dire, o io stesso ti vengo a dire, che c'è effettivamente gente che sta lottando da anni per far tornare, per far, diciamo, sì, tornare in auge, diciamo, tutta la Sicilia e farla, diciamo, non so come spiegare, cioè... No, ho capito. Una cosa che ho sempre barattato nella mia comunicazione contro la Sicily è stato il fatto che sembra che vada contro il sacrificio. No, per niente. Posso ritenere inconcludente l'aiuto e l'amore che la gente mette in questo posto? Forse. Ma non posso che provare grande ammirazione e anche un po' paura di chi ha preso una testata in un modo che non si abbatte e decide di continuare a farlo. Tante volte. Io l'ho fatto pure, la gente mi vede come quello in fuga, ma io l'ho fatto a 28 anni, io sono stato con mamma e papà fino a 28 anni, è stato patetico da una parte, ma ci ho provato tanto, mi sono fatto tutte le file della Sicilia, ho parlato a migliaia e migliaia di persone, perciò non posso, non voglio, io non parlo di questa roba qua, perché non vorrei diventasse un monito generale, è la mia esperienza e ho fallito, mi sento un po' come un fallito in questa cosa qua, perché non è cambiato niente da quel punto di vista. Quando la gente mi dice sono cambiato, mi è cambiato la vita, il modo di scherzare eccetera, io ci credo, ma quella roba la potevo farla anche nei video, potevo farla a qualsiasi paese, non vorrei prendesse da quello il fatto siciliano, sono siciliano anch'io, quindi ce la posso fare. No, si poteva fare da qualsiasi altro posto. Ma al contempo, quando una persona si sacrifica e si combatte tanto su una cosa, non capisco, la vedo con terrore quella roba là, perché io non ce l'ho più. Sono diventato molto più opportunista, molto più codardo da questo punto di vista. Me ne scappo perché io voglio stare bene, perché quando sto male sono malvagio. Quando sto male non riesco a non portare qualcuno giù con me, specialmente se lo amo, è terrificante. Mentre invece quando sto bene sono un faro, mi guardo allo specchio e dico eccoci qua, ecco per cosa siamo nati. E questo è il motivo per cui sono uscito da mamma. Quindi devo continuare a stare bene, anche se equivale all'abbandono della tua famiglia, battere più lontano possibile. Cioè questo è tutto, questo è molto alto per stare meglio e bene. Ho smesso con grande fatica di biasimare queste persone qua, perché capisco che quando nasci nel deserto inizi a dire che la sabbia è buona, e quindi, ma nel senso che se non lo fai vivrai da reietto. Io ho vissuto da ribelle, reietto, sociopatico per tutta la vita intera e non è stato bello per niente. Per questo quando mi dicono ringrazia Sicilia, no. No, come faccio a ringraziare qualcosa che mi ha fatto un callo in un posto dove non lo volevo? Io volevo stare tranquillo, giocare ai videogiochi, fare l'amore non chiamavo, odiare chi mi rompeva i coglioni, punto. Non volevo questo contorto e lunghissimo dialogo per dire se un posto mi piace andatevene. È semplice. Invece no, dobbiamo farci il grande giro per far fare la gente. Certo che Marco ha ragione, guarda qua. No. Non basta paraculare le nostre verità, perché se già lo sono, basta solo quello.
io un'ultima cosa che volevo dire era anche magari a chi ascolta, è diciamo un messaggio anche di speranza. Dai. Non lasciatevi prendere subito dal vabbè tanto qua non funziona un cazzo, se non ci muoviamo noi non... davvero non si muoverà un cazzo. Ironicamente se mi fossi stato fermo io non ero qua a parlare con te e con voi, quindi già questo è un bel esempio di cazzo, allora è possibile. Semplicemente se pensate che qui sia tutta merda, quello che posso dirvi è scavate un po' più a fondo. A parte questo, proprio scavate un po' più a fondo in quella merda. Sì, che... sì, sì. Delle pepite d'oro le trovi. Sì, sì, devi scavare tanto, ma certo che trovi qualcosa, ovunque lo si può fare. Dagli diamanti non nasce niente, dalle dame nascono i fiori. Buongiorno. Ho una domanda un po' per entrambi e poi una curiosità creativa per Marco. La prima domanda è, visto che il content creator è lavoro emergente, mestiere emergente, volevo chiedervi per voi quando è che si arriva alla fine, cioè è un'età, un obiettivo, la mancanza di idee, finché ne ho voglia, quando è che per voi si giunge per l'appunto a, magari non lo sapete ancora, cioè può essere anche questo. Io lo so molto. Anch'io, io lo so. Quindi, tanto rispondiamo a questo. Vai Gesù. Allora, la fine in tutto questo c'è, ma è sinonimo di cambiamento ed evoluzione. Cioè tutto avrà una dinamicità e tutto andrà da un'altra parte. Sicuramente vedendola come un fenomeno del presente è innegabile che ci sia qualche difficoltà a capire dove tutto questo andrà a finire. Ma per citare un'opera che si chiama Il Gabbiano di Chekhov, bisogna trovare sempre forme nuove, altrimenti allora è giusto che lo streaming non esista. Poi ovviamente ho cambiato le parole, perché in realtà è ci vogliono forme nuove, se non ci sono allora è meglio che il teatro non esista più. Quindi quello che è la fine è qualcosa che assumerà un nome diverso, ma che sarà della stessa sostanza, della stessa magia, che comprendendo la parola quasi perdiamo il vero significato intrinseco della cosa, perché ci piace tutto questo, perché è magico, perché ci fa stare bene, perché ci fa sentire parte di qualcosa di più grande. E allora se veramente ci deve essere questa magia, non deve andare nelle sabbie mobili, non deve riscontrarsi con un attrito, non deve esistere solo per esistere, bisogna sempre trovarci un senso. Quindi sì, ci sarà una fine e cambierà il nome a questa cosa e continuerà. Grazie. Io andrò un po' di flusso, quindi sbaglierò pure a parlare, perché ci sto pensando in questo preciso periodo della mia vita questa roba qua, ma io ho una difficoltà a godermi le cose quando arrivano, se sono puramente belle. Ho una difficoltà a godermi le cose perché ne vedo la fine appena iniziano e la vedo chiara nella mia testa. E riesco a vederne la fine un po' perché sono un pessimista stupido, quindi la fine un po' la faccio arrivare io per proteggermi da una fine non fatta arrivare da me. Ma credo ci sia una verità di fondo in questo mio c'è un giusto in questo sbagliato ragionamento, ed è che quello dice Mario è vero, ovvero devi stare al passo. La gente, le città, gli eventi cambiano e stanno andando da qualche parte, perciò non riesco a vedere la contentezza, la felicità come un semaforo rosso per la mia persona. Mi sento in pericolo quando sono felice, mi sento come se mi è stato dato una risorsa che è meglio che tienimi tu sto, quando hai una cartaccia te la tieni tu. È proprio quella, la sensazione è quella per un miliardo. Hai una responsabilità, devi buttarla da qualche parte, ma ce l'abbiamola. Perché c'è un giusto in questo? C'è un giusto perché per stare al passo e comunicare con tutti quanti e dare una parvenza di mi piace ancora quello che stiamo facendo, mi piace parlare con voi, ci vuole una fatica inimmaginabile. Stare sempre al passo vuol dire che
devi ragionare sempre con la testa di un bambino anche se hai 40 anni, devi avere curiosità di quello che accade. Questo arriverà, se tu lo fai, questo arriverà con delle difficoltà che ti spaccheranno il culo. Ci sarà gente che riderà ancora del bambino, gente che non capirà perché non stai utilizzando le stesse tappe degli altri, matrimonio, figli, eccetera. La visione, una volta che ce l'hai giusta di come vorrai vivere, ma non ti verrà mai accreditata nessuno se non te. E immagina questa cosa qua per una vita intera, a un certo punto ti stufi e inizi a dire forse è meglio essere felici per sempre, di una cosa sola. Però la diventi vecchio e ha anche quello dei vantaggi enormi, ma anche degli svantaggi. E lo svantaggio è il non poter più parlare con nessuno se non con chi come te ha deciso di diventare vecchio. E quello svantaggio vale 1 miliardo per me, è uno svantaggio da prendere 1 miliardo, che surclassa tantissimo la felicità che invece ti dà il fermarti su una cosa. Niente a che vedere con la contentezza anche solo di andare al bar con una persona, non ha niente a che vedere con te, ma almeno sai che ci metti lo stesso impegno che ci stai mettendo tu a ritrovarvi e a scoprire come funziona il mondo, anche solo da una chiacchierata. Noi questo dobbiamo ricercare sempre, e non è una strada felice, non lo sarà mai, perché il mondo è terrificante, ci vuole uno studio e una forza di volontà costante, e moriremo giovanissimi. Allora, io non sono di qui, sono di Cosenza. Non essendo di qui non so come tu sei cresciuto oppure quello che è passato, però rivedendomi nelle persone che vivono qui, anche perché non sono così lontano, trovando difficile trovare qualcosa che ti piace, è anche qualcosa da valorizzare, penso che sia difficile, e appunto vorrei chiederti come trovare qualcosa da valorizzare. Da valorizzare? Sì. Da rendere questo posto, cioè, vedi quando arriva un turista lo prendi in giro perché è venuto a stare qui a vedere questo posto, e cosa possiamo fare per non fare più questa roba, per dire bravo, è venuto qui a trovare questo posto. Quello che dicono i siciliani della Sicilia per il fatto che quella cosa è bella, il mare è bello, per quanto non sia importantissimo quello che viene elogiato, però esiste, quindi è un inizio. Perciò dovresti valorizzarlo tantissimo. Il mio unico problema è che l'output di sacrificio supera immensamente quello del risultato, e quindi una persona può ritrovarsi a lavorare 10 anni e l'11° si vede il risultato e dice era questo per cui abbiamo lavorato? Ma ora mi ammazzo e vedete come rimanete tristi, stronzi, e lo capirei. Bisogna spaccarsi tanto se vuoi combattere per una causa che reputi persa, io un po' l'ho sempre voluta così, e soprattutto devi farlo con un purissimo altruismo, ovvero cerchi. Mario, un giorno ero innamorato di una ragazza, però ero un po' timidino, mi spaventavo di un no, la famosa paura, e lui mi ha detto: ma se tu metti amore nel mondo, anche se ti viene detto di no, hai messo amore nel mondo, quindi hai messo il mondo più bello, hai reso il mondo più bello. È verissimo. Perciò le ho detto, mi ha detto di no. Assurdo, io sono bellissimo, bello, sono carino? Sono comunque simpaticissimo, cioè io mi scelerei con me. Perciò che puttana. Vabbè, perciò volevo dire che bisogna impegnarsi tanto, bisogna mettere amore nel mondo, bisogna veramente impegnarsi avendo in mente che non sarà neanche per te la ricompensa, ma chissà per chi. Però sono sicuro che tornerai a casa contento, anche se ti vedrai 1000 zalli, saurdi, bastardi, volere il contrario tuo e vincere anche in quella missione, ti farai secondo me delle belle notti quando lavorerai tanto su qualcosa a cui credi anche solo tu. Almeno avrai la coscienza pulita, una cosa che ahimè io non ho mai avuto, sono sempre andato a dormire un po' arrabbiatello quando vivevo qui. Mi posso permettere di risponderti? Cioè, mettere amore nel mondo è importante, perché personalmente con le mie passioni, con quello che ho trovato per salvarmi, perché stiamo parlando di questo, no?
del come valorizzare una cosa, come trovare una cosa per cui vale la pena vivere, impegnarsi, riflettersi, immergersi. Quando l'ho incontrata io, non lo sapevo. Cioè, non è che ho incontrato quella cosa e ho pensato, lo sapevo, è questo quello che dovrò fare. Io mi rendevo conto che da un paio di mesi, quindi sono stato anche fortunato, a quella parte mi ero messo a livello di predisposizione, pronto a innamorarmi della cosa che mi avrebbe fatto innamorare. È questo che, secondo me, anche Marco intende con mettere l'amore. Cioè, avere voglia di amare ti rende predisposto a non sbagliare il colpo quando ti verrà chiesto dal fato, dal destino, dall'occasione. E ad accusarlo bene se il caso sarà un brutto colpo. Negativo, esatto. Quindi è il famoso treno. Il treno si prende anche a velocità. Se tu sei là, pronto, con fame, con voglia di vivere. Poi la seconda domanda, cioè, visto che abbiamo parlato di valorizzare, vorrei valorizzare il mio cappello, che è dove si potete filmare. Ah, certo. Oh, non è certo. Se tu vuoi firmarlo, firmalo, io faccio... Firma il cappello. Ok, firma il cazzo di cappello. Il microfono per la prendere. Sì, sì. Sì, vado pure a prendere. Oh. Non essere super gentile. Sai, ma sai che si approfittano, sono stati su di merda, non hai idea. Te ricordi le pazze che vado a mangiare, te li chiamano le pazze pazzesche, mostri. Cioè, capito, lì che non sono niente, sono completamente pazzi, si non è che hanno indicato, si sono chiariti, hanno spade finte, ma se le colpiscono malissimo. Ecco il famoso cappello, immagino, quello è il cappello di cui parlavi. Tieni Mario. Grazie Marco. Grazie a te. Zlatan Ibrahimovic. Bravo. Minchia che silenzio politico, porco Dio. Siete delle perbe, non fate un cazzo. È una storia molto piccola, come piccolo era il mio pisellino al tempo, quindi ero bambino. Ma... Già mi stavo filmando tutti i film. Ho magari iniziato, avremo un bel messaggio domani con mia madre, con qualche emoticon di cuore in più. C'è stato questo momento, Mario, parlo con te perché mi ricordo un po'. Dove? Ero piccolo, mia madre già mi bastonava tanto, mi proibiva, oh merda, che cazzo sto per dire. Mi proibiva i giochi. Posso raccontarlo prima a lei? La chiamo, vado a... No. Forse non so, ricorda. Mamma mia, che strano. Eravamo a letto e a me è venuto uno, quindi l'ho detto, becca di guerra. No. No, anzi, fa anche poco ridere, infatti, ho risato un po'. Piano piano, ragazzi. Ero tipo, diamo 6 anni. Perché sembra che abbia detto 20, porco. Sì, ero sano. Avevo già capito, poi non ridere mentre li guardi, Mario. Ti chiedo questo, non ti ho mai chiesto, ti dico. Va bene, così sembra un cazzo di. Sto temporeggiando. Sì, chiaro. Lo racconto qua davanti in faccia, minchia una telefonanza di merda. Eravamo a letto ed eravamo io. Cioè, io dormivo con i miei quando ero piccolino. Okay. Al centro. Perciò io volevo molto male a mia madre, perché mi picchiava, mi toglieva i videogiochi, però allo stesso tempo lei mi amava, quindi era una relazione tossica, cioè non andava tra di noi. Perciò non dite no, perché è un grosso sì. È un enorme sì. Ragazzi, fate completo silenzio perché ogni appiglio lo fa temporeggiare. Sì. Guardiamolo tutti e basta. Ah, mi stanno filmando tu. È per mia mamma. È per tua mamma. Questo è per mio padre. Va bene, se ci sei un po'. E mia madre è sempre stata corpulenta, no? Sto un po' facendo infatti le sue pesci.
amo mia madre, ok. Quindi andai sotto le coperte e vidi questa sua enorme coscia. Me la inchiappettai per tipo un quarto d'ora. Mentre te l'abbracciai e feci come il cazzo di cani in calore, bro. Sì, sì, sì. La cosa che mi fa molto ridere, e intanto era quel momento della, in cui si era rasata, ma una settimana fa, quindi c'erano questi piccoli selettichini, cioè. Ma lei era sveglia? Non hai capito, bro, luce, in stanza, non eravamo al buio, pure da dentro le coperte veniva assorbita la luce, quindi avevo il mio, era una red room, quella dove stavo scopando le gambe di mia madre, era bellissimo. E ricordo che feci questa cosa qua per un quarto d'ora e non mi hanno detto niente. Ma come non ti hanno detto niente? No, non erano lì. C'era mia madre e mio padre che stavano, e loro stavano, sicuramente avranno detto qualcosa tipo lo fermiamo? Però essendo che non mi hanno fermato, la risposta era stata no, guarda, e B, non lo so, bro, un quarto d'ora, ma è indisturbato, non ho avuto neanche un Marco, beh, dai, e un attimo prima, no. Cioè loro stavano facendo gli affari loro e tu eri sotto le coperte, quindi in un certo senso da solo con degli oggetti inanimati che erano le parti del corpo. Bro, l'oggetto era tutto tranne che inanimato, perché facevano questi muscoli che flettevano, c'era questa carne che vibrava, anche per, ripeto, mia madre, bella grossa, stavo trombando un creme brulee, bro, a 6 anni. Ce l'ho fatta. La mamma. La mamma è sempre. Io ho applaudito, ho subito visto il montaggio di io che finisco quella storia là e poi ho sparato nella gamba a mia madre. Taglio. Messaggio centrale, sono il risultato. Palermo! Non fatelo. E ti scopresti mai la madre dei tuoi amici? Perché non avresti sentito la domanda di ti scopresti mai la mamma dei tuoi amici? Daniele solo per fargli un torto. Daniele solo per entrare in camera sua, farei così. Avanti. Ho trombato Marco. Senza se, senza ma con due ma, mamma. Eccola!